21 dicembre 2016, inaugurazione sala e laboratorio dell'IPSAS, nel Virgilio, diretto dalla preside Rina Genco. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E benvenuti ufficialmente all'inaugurazione della cucina e della sala che abbiamo allestito per le attività didattiche dell'Istituto Alberghiero. Per la verità il nome giusto è Istituto Professionale per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera. Perché siamo qui e chi c'è? Innanzitutto do il benvenuto al presidente della Banca di Credito Cooperativo e al direttore della stessa banca, che sono presenti qui nella qualità di primi sponsor di questa operazione didattica. Un'operazione didattica molto importante che ha visto nascere l'Istituto Alberghiero e che l'ha visto nel tempo strutturarsi. La banca ci è sempre stata vicina in queste nei percorsi didattici che offriamo ai nostri studenti e in particolare proprio in questa fattispecie dell'allestimento della cucina e della sala è stata la prima a darsi disponibile per il contributo che ci serviva. Ricordo che la Banca di Credito Cooperativo, che nasce dalla Cassa Rurale, ha nel suo statuto etico la promozione del territorio, nasce proprio con funzioni mutualistiche, però al di là di queste finalità istituzionali c'è proprio un interesse di queste persone che sono qui a favorire la crescita della nostra terra, del nostro territorio del Vallone. Io do loro atto di questo perché sapete, quando si hanno delle responsabilità e si fanno delle scelte si ha bisogno anche del supporto delle figure istituzionali che condividono con te quello che tu hai pensato, quello che hai sognato, quello che hai desiderato. Quindi attesto loro una forma di riconoscenza che non solo è mia personale, ma è anche di tutta l'istituzione scolastica, e chiedo un applauso per loro. Aiutato nell'allestimento di queste due sale che io chiamo laboratori, la Banca Mediolanum, il Rotary Club Alta Valle del Platani, l'ANCE, che è l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, e la Cereal Sud, i cui rappresentanti saranno qui a breve, però io purtroppo li ringrazio già in contumacia perché non posso dilungarmi e protrarre ancora la manifestazione che stiamo per iniziare, che è una manifestazione che vede protagonisti non solo gli utenti diretti della scuola, ma soprattutto i genitori di questa istituzione scolastica e genitori dell'IPSEOA, a cui va il mio sentito ringraziamento. C'è qualche mamma presente che dall'inizio mi ha dato fiducia, mi ha dato mandato. Noi Michele abbiamo cominciato da zero, se mi permetti di dire, abbiamo cominciato da sotto zero, perché abbiamo avuto enormi difficoltà sia di natura istituzionale che di natura pratica, perché nascesse l'Istituto Alberghiero. Però questo è diventato realtà. Dopo che era diventato realtà, mancavano le cose funzionali alla didattica. Allora io ho incontrato le mamme con cui ho un bellissimo rapporto e ho detto loro: sentite, io non ho niente, che dite, me la date sta fiducia che mi serve per cominciare a lavorare? Ecco Sonia, salutiamo con un applauso il direttore della Banca Mediolanum, già adesso presidente del Rotary Club Alta Valle del Platani, rappresenta tutte e due le istituzioni, anche se speriamo che Pino arrivi benissimo. Io vi ho già ringraziato, rinnovo il ringraziamento sia alla banca che al Rotary, la banca Mediolanum in questo caso, perché ci avete fornito l'aiuto perché possiamo
possiamo ora noi inaugurare le due sale, la cucina e la sala vera e propria. Dicevo, stavo ringraziando le mamme e i papà che mi hanno dato fiducia. Lo stavo per dire, metti i papà. Metto i papà. No, perché dico, ho detto le mamme? Perché in quella riunione, ve la ricordate la riunione del settembre 2015? E in gran parte credo che fossimo tutte femminucce, compresa il dirigente. No, c'ero signor Castiglione, anche lui non mi ha mai abbandonato. Allora basta, sono i genitori, meno male che c'è lei a rappresentare anche la figura genitoriale maschile, che sappiamo essere molto importante nella costruzione della personalità dei nostri alunni, molto importante. Noi questi valori li propugniamo e li riaffermiamo. Poi ognuno creda quello che vuole, non è che su questo non possiamo insistere. Per cui dicevo, questi genitori hanno creduto in me, hanno creduto nella scuola e mi hanno detto: non si preoccupi preside, vada avanti che noi la aiutiamo, e mi hanno aiutato, credo anche con la preghiera mi hanno aiutato. Qualcuno sapeva che avevo enormi difficoltà e ha scomodato anche i santi, e a questo proposito voglio presentare padre Loconte, già immerso nelle sue ricerche di carattere liturgico. Perché padre Loconte? È un rituale. Perché padre Loconte? Padre Loconte è nostro ex collega di Istituto Professionale per l'Agricoltura, e poi anche lui è fortemente legato alla nostra istituzione scolastica, ci segue, ci sostiene, ogni tanto vede che io vado a Santa Maria a pregare e lui sa che prego anche per la scuola, quindi io ho voluto lui, l'ho scelto io, perché chi più di lui può mettere un valore aggiunto nella sua benedizione, che è quello dell'interesse per la scuola. Ora gli do la parola perché deve parlare, se no è l'IVA, 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 l'IVA. Quindi un ringraziamento per tutti. Devo ringraziare il professore Palumbo, dov'è, il referente della sede istituto professionale. Diletto, che sicuramente è impegnata sopra e non me, perché nelle nostre faccende di costruzione, di strutturazione dell'istituto professionale alberghiero ci hanno dato una grande mano d'aiuto. En passant, ricordo anche lo straordinario supporto di Lillo Guaggenti e di Calogero Scozzaro, a cui devo moltissime cose delle cose che stiamo facendo adesso. Anche per loro un grande applauso al nostro assistente tecnico e l'assistente amministrativo che è sopra i preparativi. E la chiudo qui perché non mi devo dilungare molto. E questa realtà è nata tra mille difficoltà, ma il suo successo è direttamente proporzionale alle difficoltà che ho incontrato, alle responsabilità che mi sono assunto e al prezzo altissimo che ho dovuto pagare e ancora sto pagando. Perché Michele, da 0 a 100 in 20 secondi, in un anno 4 classi, e a quel che mi si dice c'è un grandissimo interesse, quindi sicuramente le iscrizioni aumenteranno. Ma devo fare l'ultima notazione: l'Ipseo A è una costola dell'istituto professionale, non nasce da sola. Se non ci fosse stato il professionale per l'agricoltura, non ci sarebbe potuto essere l'istituto professionale per l'enogastronomia. Quindi io apprezzo e ricordo che la nostra istituzione dell'istituto professionale, un applauso al presidente del Rotary, ecco, c'è anche la Ceria al Sud, dov'è la Ceria al Sud? Eccolo, vieni, 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 un applauso anche a lui, Fabio, Fabio, bene, grazie di essere, mettetevi qua davanti a me, vi ho già ringraziato, vi ringrazio ancora per l'aiuto che ci avete dato. Stavo facendo una sottolineatura per il professionale dell'agricoltura che sta raggiungendo livelli didattici
e di preparazione davvero eccellenti. Abbiamo avuto grandi soddisfazioni. In Erasmus i nostri ragazzi del professionale per l'agricoltura si sono distinti per essere i migliori al mondo. L'agenzia che ce li ha accolti e l'azienda che li ha ospitati ci hanno fatto i complimenti, sai? Hanno detto che tra polacchi, americani, inglesi, francesi, tedeschi, i nostri di Mussomeli, istituto professionale dell'agricoltura di Mussomeli, sono stati i migliori, sia come comportamento che come attività lavorativa. E io chiedo per questo un grosso applauso. Dopo di me, e non farò più l'argomento, allora chiedo a questi sponsor, vedete che abbiamo bisogno di tante altre cose, va bene? Quindi, io ho parlato, voglio dire. Ora. Da tempo. Bene. Ma tu lo sai. Lo so. La parola al presidente della banca. Due parole lo devi dopo, dire. Dopo Ordina è difficile, credere. Esatto. Perché ha detto tutto. Io solo, grazie per quello che fai, perché lo fai per i giovani, credo che hanno tanto bisogno. È stata sempre disponibile e lo sarà ancora al fine. Claudio, quindi, vieni, è arrivato l'ance, ecco sì, qua. Claudio, Claudio, ecco qua. Ma di Mingoia ce n'era uno. Ma non c'è Mingoia. Bastava uno. Grazie di essere venuto. Claudio. Vieni, Claudio, vieni, perché adesso dovete entrare tutti. Prego. Quindi dicevo che la disponibilità c'è stata e continuerà ad esserci. A noi piace andare incontro a chi propone qualche cosa di utile. E vi giuro, soprattutto per voi giovani, e quindi è giusto che ognuno per la parte che può fare dia un contributo. Prima che dici, tu sai dove trovare, mi chiami di sera, di mattina, credetemi, non è che è la verità. Come si può dire poi no quando viene a proporre qualche cosa di utile, e questo paese per cui ne ha bisogno. Io ne approfitto per augurarvi a tutti voi un buon Natale e un sereno anno nuovo. Come banca siamo molto radicati sul territorio e vogliamo investire nel territorio. È vero che la sede centrale è a Milano, però diciamo che è sempre molto presente per le iniziative locali. Noi li stimoliamo e loro accolgono le nostre richieste supportandoci, per cui conta anche sul nostro aiuto perché ci saremo sempre. Grazie. E io che devo dire come presidente del Rotary? Un breve excursus. Il Rotary poi, come sapete, è un'organizzazione internazionale. Però quest'anno io e il mio direttivo, quest'anno per dire come 2015, perché già sono già past president che ho lasciato lo scettro alla mia collega Sonia, e quest'anno io e il mio direttivo avevamo deciso di fare un progetto di massimo. Qual era? Il Rotary sempre più vicino al territorio proprio, non tralasciando logicamente gli impegni internazionali che abbiamo. E per quello che abbiamo potuto, vedete, noi il Rotary con tutto quello che c'è attorno, però alla fine stringi insomma siamo poveretti, perché non usufruiamo né dei contributi statali eccetera. Sono soldi che vengono dall'autofinanziamento, cioè dire noi ogni anno versiamo una quota e per quello che possiamo poi in base ai progetti che si presentano e alle nostre disponibilità interveniamo. Quest'anno siamo stati coinvolti un po' per affettuosità e un po' perché qua con Rina c'è stata sempre un ottimo rapporto perfetto, possiamo dire. Ecco, per quello che abbiamo potuto abbiamo dato il nostro contributo. Grazie, siamo contenti che il progetto è andato a buon fine e vi auguro a tutti un buon proseguimento. Sì, intanto ringrazio la preside, non tanto di avermi invitato oggi, di quanto è riuscita a coinvolgerci in questo progetto ambizioso, che noi che siamo un'azienda alla terza generazione, ma ormai una generazione fatta di giovani, siamo contenti quando possiamo contribuire nel nostro piccolo
a dare una mano d'aiuto a un progetto che ai giovani si rivolge e soprattutto in un contesto settoriale come quello dell'agricoltura o quello dell'alberghiero, che sono assolutamente settori in cui, per cui questa nostra terra può vivere, può sopravvivere e soprattutto vede un rilancio della propria crescita. Quindi ringrazio ancora la preside e accolgo il suo invito di poco fa. Se ha bisogno, la Cena al Sud della famiglia Misuraca c'è. Grazie, grazie. Grazie. Noi siamo stati ben lieti di occuparci di questo progetto da questa vulcanica preside. Non è il nostro settore l'alberghiero, qua vicino c'è un istituto che ci ricollega come giovane, però noi siamo stati ben lieti di appoggiare queste idee, perché oltretutto è una scuola che forma l'occupazione per i prossimi. E siamo ben lieti anche per il futuro di aderire a qualche altra iniziativa. Cioè, è tutt'altro settore dall'ambito delle costruzioni con l'agrario, con l'alberghiero, però è sempre per il territorio, facciamo quest'altro nel limite del possibile quello che possiamo fare. Grazie Claudio. Io completo rapidamente facendo ammenda, non ho presentato il Presidente del Consiglio, la signora Ricotta, che è una mamma, e devo ringraziare anche i docenti che hanno aiutato la scuola a nascere, ad affermarsi. Sono docenti del professionale per l'agricoltura e dell'IPSEOA, quindi qui non c'è una divisione, c'è un unico corpo docente che lavora per portare avanti una realtà formativa, che so, il professore Genco Russo, la professoressa Giglio, la professoressa Genco Russo che è qui, insomma, il professore e la professoressa Visconti, la professoressa Tona, sopra ci sono il professore di sala, il professore di cucina, dov'è la professoressa Vacca di ricevimento, insomma. Qui è una realtà unica che vuole crescere e andare avanti. E mi è piaciuto che abbiate percepito anche i nostri gentili ospiti che il professionale per l'agricoltura vive di una continuità. È come se con l'alberghiero avesse chiuso un cerchio, perché dalla produzione al consumo, e quindi anche abbiamo chiuso la filiera. Chissà se da questi nostri studenti non nasceranno grossi imprenditori nel campo dell'agricoltura o anche nel campo della ristorazione e dell'accoglienza alberghiera. Noi ce l'auguriamo, vi assicuro che ce la stiamo mettendo davvero tutta. Ringrazio anche il governatore Barba che ci ha attenzionato oggi con il fatto del vallone ed è venuto a riprendere questo evento che ha un significato per la comunità del territorio del vallone, perché abbiamo ragazzi non solo di Mussomeli ma di tutto il vallone, questo è giusto dirlo perché attestiamo tutto quello che è giusto attestare. Mi pare di non avere dimenticato niente, possiamo salire, andiamo a... Sì, scusami Carmelo, perdonami. Poi da solo fare un complimento alla preside prima, perché domani noi diamo 5 borse di studio a 5 ragazzi di Mussomeli, guarda caso tutte e 5 nella scuola diretta dalla professoressa. Grazie. Io l'ho preso a nome e per conto dell'istituzione scolastica. Il merito va alle famiglie, il merito va ai docenti che formano i nostri alunni e il merito va a chi si impegna facendo sacrifici sullo studio, perché studiare è faticare, ma poi i risultati si vedono. Buon Natale e buon anno a tutti. Grazie.